Wisp sbarca sulla Miata con l'apertura della nuova delegazione di zona Arcidosso. Con il vice sindaco Sabrina Melani, un commento su questa iniziativa? Sì, per noi è un grande piacere chiaramente che la Wisp si sia, che abbia deciso di venire qui sul nostro territorio, di venire qui da noi. Volentierissimo abbiamo offerto una sede perché possa essere presente qui da noi, sarà presente chiaramente non tutti i giorni, ma almeno una volta a settimana, per consentire a tutte le nostre realtà sportive, sia nostre che dei paesi vicini, di poter avere un contatto più diretto con la Wisp. Un contatto più diretto che permetterà anche ai cittadini della Miata di avere un'occasione in più per la socializzazione e per lo sport. Sì, certo, anche perché proprio poco fa, parlando con voi, si indicava proprio questa cosa, che qui da noi comunque, anche seppur piccoli paesi, con poca popolazione, però ci sono le strutture sportive più necessarie, i ragazzi molto interessati allo sport che tanto danno e tanto fanno per lo sport, quindi è l'occasione giusta per sviluppare progetti nuovi. Un'occasione giusta per sviluppare progetti nuovi e per fare in modo che anche magari il turismo sportivo permetta a una zona bella ma anche complicata come il Monte Amiata di essere un po' più viva magari durante l'estate o anche in altre stagioni. Certo, certo, perché forse è arrivato il momento di capire che la Miata non è più, dal punto di vista sportivo, non è più da dedicare solo all'inverno, alla neve, che tante volte ci delude e che non c'è. Invece abbiamo delle strutture, una montagna che ci consente, non so, il turismo ciclabile piuttosto che equestre, ne abbiamo tante veramente di possibilità di turismo sportivo.